La BBT Production in collaborazione con il Comune di Roma, la Lega Pro Box e Rai Sport presenta un incontro internazionale sulla distanza di 6 round valevole per la categoria pesi piuma. Arbitro dell'incontro il signor Raffaele D'Erasmo di Roma. All'angolo blu, in pantaloncini nero bianchi al peso di 57 kg, con un record da professionista formato da 5 incontri disputati, 5 vittorie per lui, per il team Georgia, da Variani Georgia, già Alteno! Contro di lui, all'angolo rosso, in pantaloncini tricolori al peso di 58 kg, con un record da professionista formato da 2 incontri disputati, 2 vittorie per lui, è accompagnato all'angolo da Messi Mimmo Filippella e da Ciro Riso, per la BBT Production, da Roma Italia, Valerio Marchionni! È la prima ripresa, first round. Marcia,
Marcel, vai, Didi. Ari, Με τι άλλα παιδί, όλοι παγλά. Μάτσε ένα μία. Αρίσκο που παγλούμε. Σεκ! Απένα, μούσκο. Μούσκο, δεν τη λάξουμε. Να, δεν βράδυ. Μάτσε ένα μία. Πάωσε, πάωσε. Μαγιέ, ασέρετσα! Έσε, τσικάρι. Άλλο σόνιε. Μάτσε ένα μία. Ya dice cuando se la da, ¿eh? ¡Ya llévale! ¡Vamos, déjame! ¡Brazalo, Arguien da short en bacalao, Arguien da bacalao. Vamos, me siga pisando. ¡Aumente el disco! ¡Valerio! ¡Marce en bacalao, chavos! ¡Marce en bacalao, chavos! ¡Marce en bacalao! ¡Arich, como! ¡Arich, chavos! ¡Arich, chavos! Dai su, dai su. Due sinistri Valerio, due sinistri. Dai su, dai su. Dai. Uno, due, destro, dai. Dai su, non ci va più giù. Due sinistri e destro, dai. Eccolo. Pic. Stop! Dai! Vigio! Ateno! 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 Mi si vede! Ateno! Ateno! Vigio! Mi si vede! Sono lunghi da fare! Vabbè, sono capissati! La terza ripresa, round 3. Ma sta solo a scocciare. Sei troppo aperto.
troppo aperto. Guarda, te cazzate, no, sono d'accordo. Purtroppo. Purtroppo Valerio Marchionni non può proseguire il suo incontro e quindi, come da regolamento della Federazione Pugilistica Italiana, si procederà con una decisione. Ovviamente ancora un applauso per Gia Atenov e per Valerio Marchionni. Ovviamente daremo qualche minuto ai pugili che dovranno calcare il quadrato.